Stati Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace, di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Abbiamo stasera la festa dei protomartiri del Nord dell'America, i Gesuiti, Isaac Chung e Jean de Brébeuf, francesi, eroi della fede, torturati atrocemente. Chiediamo l'intercessione di questi grandi santi per questo immenso continente dell'America e per anche la pace nel mondo, perché l'America è un paese importante per il futuro del mondo odierno. Fratelli, per celebrare dignamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, io voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi fratelli, di pregare per me. Il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie settentrionale dell'America, con la predicazione e il martirio dei santi Giovanni e Isacco e dei loro compagni, fa che nel mistico campo della Chiesa il germe fecondato dal loro sacrificio fruttifichi in larga messe di vita cristiana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Si sa che questi martiri sono Jean de Brébeuf, Isaac, Jog e i loro amici hanno conosciuto il massimo della sofferenza umana sotto torture atroci. Jean de Brébeuf è tornato al trattamento perché una prima volta è uscito vivo, è tornato in Francia, però la seconda volta, sapendo la probabilità eventuale, è tornato. E così, tra sangue dei martiri, è uscita una chiesa forte. L'America è un continente interessante. Sappiamo che nel sud l'influenza del Portogallo e della Spagna è stata molto forte, e dunque il cattolicesimo è ancora lì. Nel nord invece l'origine fu quella anglosassone, in grande parte, anche quella olandese e altri paesi, però la cultura protestante ha prevalsa. Invece nel Canada, a cui si pensa oggi, c'era una presenza cattolica forte dall'inizio, e nel Quebec questo è rimasto, anche se oggi non è così forte come prima. Però vorrei puntare un po' sulla questione dell'America del Nord in genere, perché è stato, fino a questi ultimi anni, un paese, un luogo, una nazione, un continente in cui l'elemento della pratica della fede cristiana non era per niente indifferente. Tuttora c'è una percentuale molto elevata di persone che vanno in chiesa e sono in contatto con la parola di Dio. La cosa si sente ancora nell'aria. E dunque si sa che su questo punto invitava la benedizione del cielo. Qualche anno fa c'è stato un caso interessante in cui un americano, un intellettuale, però più o meno ateo, ha avuto una morte un po' brutta, in situazione un po' inaspettata. Era a Parigi e è partito così all'improvviso nell'aldilà senza preparazione. E lì, in una situazione di morte clinica, ha visto tutto, anche la situazione della sua anima. E all'inizio andava giù, trovava demoni e una presenza orribile, però ha avuto l'istinto di cercare qualche preghiera conosciuta e ha trovato il Padre Nostro della sua prima gioventù, e appena iniziando questa preghiera ha intuito che qualcosa cambiava, e c'è stato un punto di luce bianca e questa è cresciuta e ha visto che c'era ancora una seconda chance. Dunque è tornato in vita e adesso va in giro a dare la sua testimonianza. Però un punto interessante in questa testimonianza è la cosa che ha saputo nell'aldilà della situazione dell'America stessa, che era un continente che aveva attirato la protezione del cielo a causa di questo elemento della cristianità, che però adesso sta perdendo questa protezione e sembra che l'abbia già persa. E dunque nel contesto di oggi
si vede che c'è un rischio a livello intercontinentale di squilibrio forte, perché se questo è il caso si può intuire che ormai Dio non arriva più a controllare neanche minimamente il successo apparente di questo continente a livello materiale e che dunque rischia di andare molto male anche tra nazioni. L'anno prossimo sarà l'anno 2017, dunque da 1917 da Fatima, in cui si penserà molto alla storia dell'umanità e le profezie date dalla Madonna stessa soprattutto a Lucia. Si sa che alcune cose hanno saputo tutto, ma Lucia ha saputo un po' di più perché ha visto anche altre cose dopo la morte degli altri due, e si intuisce che il ciclo non è necessariamente finito alla Seconda Guerra Mondiale. Ci sono catene di cause e di effetti nella storia dell'umanità, e quando il peccato oltrepassa, la grazia acquista dai cristiani, dalla preghiera, dalla penitenza, dalle anime generose, quelle vittime, allora lo squilibrio diventa così grave che arriva dopo qualcosa di nuovo che rimetterà in ordine un po' le cose. Chissà cosa sarà il futuro dell'America in questo gioco. Non si sa. Si sa solo che dobbiamo essere fedeli noi e fare la nostra piccola parte in riparazione, in fedeltà alla volontà conosciuta, come in questo Vangelo, perché almeno questo si può fare, non aumentare il problema del mondo, ma un po' prendere anche di noi, su di noi, come la Madonna a Medjugorje insiste, una parte della punizione dell'umanità. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo direttissimo Figlio, egli è la tua parola vivente. Per mezzo di lui ha creato tutte le cose, e lo ha mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, e gli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità,
Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. In prendosi liberamente la sua passione, prese il pane e le rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nella testa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane santo della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et con spiritum tuo. Agnus Dei, qui tonis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tonis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tonis peccata mundi, dona nobis mancem. Tre del cielo, e madre mia, sei tu chi equidi sulla via, verso Gesù il Signore. La felicità tu vuoi per noi, già qui su questa terra, e ci visiti con Gesù, e in cielo con te tu ci vuoi.
tutto il cuore. I tuoi occhi brillano ancora d'amore per noi. Dolce bella sei Maria, madre del nostro Signore.